Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Si trova ancora ricoverata al Meyer di Firenze in prognosi riservata la bambina di 3 anni che ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una struttura ricettiva di Bucine in cui alloggiava assieme alla sua famiglia. La ricostruzione di quanto avvenuto nella piscina spetta ai carabinieri del posto intervenuti ieri assieme ai colleghi di San Giovanni Valdarno. Si tratta del secondo incidente in acqua nelle ultime settimane nell'Aretino che ha coinvolto un bambino. Da qui i consigli della ASL in caso di pericolo di principio di annegamento. Cosa fare in caso di annegamento di un bambino? Naturalmente rimuoverlo immediatamente dall'acqua, chiamare immediatamente i soccorsi, verificare le sue condizioni cliniche perché potrebbe essere cosciente, avere colpi di tosse, comunque respirare. Oppure non respirare. È il dottor Alessandro Monaci del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Grosseto a spiegare in pochi secondi come comportarsi in caso di principio di annegamento di un bambino. Nell'Aretino in una settimana sono stati 2 i casi a Bucine e a Pieve a Maiano. Qui un bimbo di 5 anni era stato ritrovato esanime in piscina. In questo caso bisogna procedere con le prime manovre di supporto rianimatorio, con la respirazione bocca a bocca, oppure se un bambino incosciente che non dà segni di vitali, bisogna iniziare con 5 ventilazioni bocca a bocca e poi iniziare subito il massaggio cardiaco. 30 compressioni seguite poi da 2 ventilazioni, 30 compressioni e 2 ventilazioni, finché non arrivano i soccorsi. Se c'è la disponibilità di un defibrillatore, può essere decisivo nella rianimazione di un bambino. L'unica prevenzione possibile di queste situazioni è non perdere mai di vista i bambini quando sono in acqua. Pioggia di denunce e segnalazioni in Valtiberina per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. 5 patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e altri casi senza patente sono i risultati dei controlli effettuati nel fine settimana scorso da parte dei carabinieri in concomitanza con la Notte Bianca di San Sepolcro. Sotto la lente non solo il centro storico Biturgenze ma anche Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. Controlli che avevano l'obiettivo soprattutto di proteggere il territorio dai numerosi furti che si sono verificati ultimamente ma anche arginare il fenomeno della cosiddetta mala movida. Tutte le zone dalle quali sono arrivate segnalazioni da parte dei residenti sono state controllate. Alla fine, su 170 veicoli e 200 persone controllate, 5 sono state le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e conseguente denuncia alla magistratura. In alcuni casi l'etilometro ha fatto registrare tassi alcolemici che sfioravano i 2 grammi alcol per litro, intorno ai 3,5 si rischia il coma etilico. Oltre all'alcol, anche la droga, 4 le persone segnalate alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, altre 4 invece sono state sorprese a viaggiare senza patente di guida o senza assicurazione. È stata dissequestrata l'erba sintetica del campo dell'antistadio Buitoni a San Sepolcro a cui erano stati apposti i sigilli nei mesi scorsi. Il comune lo rende noto tramite una nota, a deciderlo è stato il giudice dopo che era stato bloccato il riuso del materiale del peso di varie tonnellate. Un caso esploso all'inizio dello scorso maggio con il blitz dei carabinieri forestali della stazione di San Sepolcro. Adesso il comune dà notizia del dissequestro accolto con estrema soddisfazione. E voltiamo pagina, ancora una settimana di caldo bollente in tutta Italia, Arezzo compresa. Vediamo cosa ci attende nei prossimi giorni e soprattutto a cosa prestare attenzione. Siamo nella morsa del caldo più torrido. In queste ore anche nell'Aretino si toccano punte poco al di sotto dei 40 gradi per la massima. Lo confermano gli esperti della chat di Arezzo Meteo che consigliano però di raggiungere in questi giorni più che la montagna, la pianura. È lì che le minime riescono a scendere maggiormente e dare un po' di tregua dalla calura estiva.
A Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo, si è toccato i 14,7 di minima. Al momento, sul fronte del pronto soccorso, non si segnalano numeri particolarmente importanti sotto il profilo degli accessi, anche se sono aumentati gli anziani che arrivano a rischio disidratazione. Per questo vale sempre la pena ricordare le semplici regole per evitare il peggio: bere molto, mangiare frutta e verdura e soprattutto non uscire nelle ore più calde. Da non sottovalutare, e in questo caso sì, la corsa al pronto soccorso, il colpo di calore. Colpo di calore, ne abbiamo parlato anche negli anni passati, non va sottovalutato. Quali sono gli eventuali sintomi del colpo di calore al quale ci si può essere esposti, magari anche inconsapevolmente? Il colpo di calore è una patologia molto grave, perché può portare anche a morte. Può portare a delle sequele come crisi convulsive. Come ci se ne accorge? Il paziente comincia a essere soporoso, comincia a avere nausea, comincia a avere brividi se sviluppa la febbre, e quindi sono tutti sintomi molto importanti da tenere conto e davvero correre al pronto soccorso, perché prima si interviene meglio è. Il paziente va reidratato, bisogna dargli una temperatura che riraffredda il corpo, però diciamo, contrariamente al colpo di sole, che è una patologia che può dare un po' di fastidio, ma insomma il colpo di calore crea uno squilibrio anche idroelettrolitico, quindi è una patologia grave che bisogna affrontare. Sono rari i casi, però quando ci sono bisogna trattarli. Ecco, lo dovesse spiegare a chi davvero non ne conosce, colpo di sole, colpo di calore, la macro differenza qual è? La macro differenza è che sintomatologicamente la cosa da cui stare veramente attenti è lo stato di sopore del paziente, perché il colpo di sole, uno è arrossato, ci può avere cefalea, si sente caldo, ma non c'è un disturbo del sensorio neurologico. Questa è una delle cose a cui stare più attenti. E poi l'ipertermia, una febbre veramente elevata che non ha origine di niente di infettivo, e vuol dire che lì allora l'equilibrio della temperatura corporea è andato in crisi, e quindi bisogna trattarlo. Presidio questo pomeriggio degli operai agricoli di fronte alla prefettura per sollecitare il rinnovo del contratto territoriale. L'agricoltura la stiamo dimenticando, gli operai agricoli sono l'ultima parte di tutto il mondo dei lavoratori, soprattutto a livello economico per noi, perché il contratto agricolo è l'ultimo dei contratti, è quello dove la paga oraria è la più bassa di tutti in Italia. Gli operai agricoli e florovivaisti sono così scesi in piazza, un presidio di fronte alla prefettura di Arezzo per sollecitare il rinnovo del contratto territoriale. Stiamo rinnovando in tutta Italia tutti i contratti provinciali, in questo caso nello specifico della provincia di Arezzo, e le trattative non stanno andando, a parer nostro, dignitosamente come dovrebbero essere. Noi abbiamo presentato con la CGIL insieme alla CISL e alla UIL una piattaforma, a parer nostro, molto ben strutturata, con tante cose che chiediamo, non solo a livello economico, anche a livello di vita, ma le trattative ci stanno respingendo quasi tutto quello che abbiamo chiesto, fino ad arrivare alla parte economica, che è una delle cose in tutti i contratti che preme di più e non è assolutamente in linea con tutto il mondo che è adesso, e specie con il mondo agricolo. E quindi chiediamo ascolto, chiediamo che tutti di far sentire la voce degli agricoltori e di dargli il minimo per la dignità e quello che gli spetta. Da qui la richiesta di un intervento anche da parte del prefetto. Se non vengono accolte le nostre richieste, cosa si rischia? Si rischia che il mondo agricolo, gli operai del mondo agricolo scompariranno. Cioè la forza, la manodopera va a sparire, perché non viene riconosciuta, non viene dato il giusto merito a queste persone che lavorano la terra. E questo è fondamentale per noi, essere riconosciuti di quello che facciamo tutti i giorni, perché noi facciamo sì che l'Italia vada avanti. Al via in Toscana la campagna di immunizzazione universale e gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sincizziale. Un cambio di passo epocale.
veramente una svolta enorme. Come neonatologi non vediamo l'ora. Arriva in Toscana la campagna di immunizzazione universale e gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sincizziale, l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute alle basse vie respiratorie, in particolare le bronchiolite. Fino adesso veniva trattato, veniva protetto quella fascia di bambini cosiddetti a rischio, di neonati a rischio, gravemente prematuri o con patologia grave, faceva sì che tutto il resto della popolazione neonatale esposta a rischio, perché magari con un fratellino a caso frequentando l'asilo, andavano incontro ad una bronchiolite a volte anche importante con necessità di ricovero e di cure intensive o subintensive, e chi veniva ricoverato era la gran parte di questi bambini che uscivano dalla profilassi proprio per l'assenza di fattori di rischio al momento della nascita. Adesso invece abbiamo l'opportunità di riservare il trattamento a tutta la fascia neonatale e quindi tutti i bambini potranno essere protetti da questa infezione. Si prevede una riduzione delle infezioni gravi con necessità di cure ospedaliere anche veramente sopra all'80%. L'infezione durante la stagione invernale richiede l'ospedalizzazione di circa un bambino su 50 e circa il 20% dei piccoli ricoverati ha necessità di essere curato in terapia intensiva. Abbiamo nei mesi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, se venite, abbiamo il reparto pieno di bambini con ossigenoterapia, necessità di assistenza respiratoria e purtroppo qualche volta hanno necessità non solo di degenze lunghe, ma addirittura anche di essere finire in terapia intensiva. Quindi una grande patologia, una grande morbidità che interessa non solo chi ha fattori di rischio, ma l'80% di quelli ricoverati non sono quei bambini prematuri, sono bambini che non hanno fattori di rischio. Ecco il significato di un anticorpo monoclonale che viene offerto a tutti. La campagna partirà ad ottobre. I bambini nati tra il 1 aprile e il 30 settembre 2024 saranno immunizzati presso l'ambulatorio del pediatra di famiglia, mentre quelli nati dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 saranno immunizzati presso i punti nascita prima della dimissione ospedaliera. L'offerta sarà infine ulteriormente integrata dai centri vaccinali delle ASL. Dovremmo prima di tutto spiegare a tutte le famiglie di che cosa si tratta e come viene attuata e soprattutto rendere la famiglia serena e tranquilla rispetto a una iniezione, a una sostanza che viene iniettata, che però non ha alcun fattore di rischio. Oltretutto anche la registrazione di questo dato all'interno del libretto vaccinale, proprio perché risulti che questo bambino ha ricevuto la profilassi e quindi tutti gli operatori sono impegnati anche nella parte organizzativa e burocratica della profilassi. Ancora sanità, la ASL Toscana Sud-Est ha istituito la rete aziendale di cure palliative per rafforzare le risposte ai bisogni delle persone assistite con patologie croniche evolutive dei loro familiari e caregiver. La nuova rete si distingue per un approccio integrato nel fornire cure palliative di alta qualità e nel garantire la piena accessibilità anche nei territori interni di area vasta. Coinvolge soprattutto i medici di medicina generale e gli altri professionisti in equip dedicate per garantire continuità tra ospedali e territorio. E adesso ci spostiamo in Casentino, a Partina, dove grazie alla generosità di un bambino è nato un orto all'interno della casa famiglia per pazienti psichiatrici. Un bambino che attraverso un momento di gioia ha dato ai nostri ospiti la possibilità di una riabilitazione così bella e importante ci dà il senso un po' del nostro lavoro e di quello che i nostri ospiti fanno ogni giorno, cioè alla fine vivere in un contesto accogliente che rende a loro la possibilità di restituirli a una vita abile. D'oro di un bambino per regalare un orto alla casa famiglia per pazienti psichiatrici di Partina. Qui c'è una fragola di quel tipo gigante che viene più grossa e quasi matura. Una
Una storia che arriva dall'Alto Casentino, dove un bimbo ha rinunciato alle bomboniere della sua prima comunione attivando con l'aiuto della sua famiglia una catena di solidarietà. Grazie alla famiglia e al bambino si è attivata una rete successiva per cui un artigiano ha dato la propria manodopera gratuitamente per costruire la vasca, gli operatori si sono frugati in tasca per acquistare i semi e le piante e ogni giorno questo permette ai nostri ospiti la cura del prodotto dell'orto, quindi vedere la crescita del prodotto stesso, la possibilità poi anche di mangiare il frutto del loro lavoro con sicuramente un grande beneficio. La Casa Famiglia è una struttura residenziale che al momento accoglie 7 ospiti. È composta come una vera e propria abitazione con cucina, soggiorno e camere. Adesso anche il nuovo spazio verde dove sono già nati pomodori, insalata, fragole, zucche e zucchine. Questo è il popone. Bello, è avvenuto, è bello. Avete già mangiato qualcosa? Sì, si è mangiato qualcosa. Buona, buona. A prendersi cura dell'orto di Martino, gli ospiti della struttura con la supervisione e l'aiuto del personale presente H24. L'orto ha attivato un grande interesse, una sorta di gara fra gli utenti che si sono trovati ognuno con la propria abilità a occupare un ruolo e una loro piccola abilità. E questo ha coinvolto anche gli operatori, c'è stato un entusiasmo generale. Oltre all'effetto benefico del seguire il ritmo della stagionalità e della natura, che sappiamo avere un effetto veramente benefico sulla salute fisica e psichica. Un'importante attività ricreativa e riabilitativa. Sicuramente ha una finalità riabilitativa ampia per loro, ma per chiunque è sicuramente un aspetto chiaramente di grande benessere, riduce lo stress, aumenta i livelli di serotonina perché comunque ci dà modo alla luce del sole di manipolare la terra, fare attività semplice e conviviale insieme ad altre persone, quindi ha un grandissimo valore nella semplicità. La Casa di Pertina vuole essere sempre più struttura della comunità dei casentinesi. È fondamentale perché ci permette appunto di favorire questo inserimento dei vari utenti nella nostra piccola comunità ed evitare quello che è stato sempre lo stigma e quindi l'isolamento di questi pazienti che venivano separati appunto dal resto della società. Ritorna il progetto La Sportina della Bebè per i nuovi nati nel comune di Fogliano della Chiana. Si tratta di un'iniziativa partita nel 2020 in piena pandemia, ma che l'amministrazione comunale ha deciso di rinnovare e rafforzare con l'avvio della nuova legislatura. All'interno della sportina un termometro digitale, una confezione di pannolini, un body, un ciuccio, un giochino, una confezione di salviette, una cremina ed infine un piccolo libro legato all'iniziativa Nati per Leggere, il tutto accompagnato dalla poesia di Bruno Tognolini, La filastrocca del bambino del futuro. E a settembre invece, negli ultimi giorni di vacanza, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo Archeologico, il Museo della Fraternita dei Laici e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi propongono un progetto didattico comune ormai consolidato, i Campi Museali Settembrini. I 4 musei rinnovano la sinergia per offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni l'opportunità di trascorrere 4 mattinate scoprendo ogni giorno un luogo diverso attraverso percorsi, attività, laboratori scientifici ed artistici. E prosegue anche il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Nel corso della seconda parte di quest'estate ci sarà infatti la possibilità per i soggetti interessati di partecipare al bando per la riqualificazione e successiva gestione gratuita dell'impianto sportivo tennis San Clemente, storica struttura da sempre dedicata allo sport con la racchetta, con 8 campi a disposizione. L'area in questione è al centro di un processo di riqualificazione urbana finanziato da PNRR in corso di esecuzione. Anche i campi da tennis necessitano di alcuni interventi e la stima degli uffici per i lavori necessari ammonta a 115.000 euro.
Ed è un giorno di lutto invece nel mondo del volontariato aretino e non solo. È morto infatti Arnaldo Berbeglia, fino a quest'anno membro del consiglio direttivo del Calcit, di cui è stato anima attiva, dedicata in particolar modo a tenere i contatti con la stampa. Non solo però uomo di Calcit, ma anche parte del quartiere di Porta del Foro e di Sport, che come passione portava avanti attraverso il Panatron Club di Arezzo, al quale era molto affezionato. Ovviamente ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Arezzo TV. E adesso voltiamo pagina per parlare di cultura. Ieri sera in Fortezza il Galà Le Stelle dell'Opera di Domani, nel corso del quale è stata ricordata anche Raffaella Torzoni. Francesco chiaramente mi fa ricordare un'altra persona a me carissima che purtroppo ci guarda dal cielo e che è Raffaella Torzoni, grande collega, grande moglie e grande donna. Un applauso per Raffaella, compagna di tantissime avventure musicali e che Francesco continua a ricordare sostenendo i nostri progetti. Grazie. Wow, veramente. Grazie, grazie di cuore, veramente. Bisognava farlo commuovere, se no. Grazie, grazie. Grazie a te. Raffaella Torzoni, soprano aretino, scomparsa prematuramente 2 anni fa, è stata ricordata sul palco della Fortezza di Arezzo in occasione del Galà Le Stelle dell'Opera di Domani. Il galà lirico che giunge a coronamento del progetto Le Stanze dell'Opera, promosso dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Gli artisti sul palco, selezionati tra i migliori allievi del percorso di specializzazione partito a marzo, che ha visto avvicendarsi nel ruolo di docenti nomi del calibro di Katia Ricciarelli. Un appuntamento nell'ambito dell'Estate in Fortezza 2024 che il maestro Mario Cassi, baritono di fama internazionale e direttore artistico delle Stanze dell'Opera, ha impreziosito con la sua partecipazione. E sento a donne belli chi va ispira un valor. Le Stanze dell'Opera conferma dunque la vocazione ad avviare gli artisti di domani verso il mondo del lavoro. Dopo il galà, il progetto riparte con un workshop dal 27 agosto al 2 settembre, finalizzato a selezionare il cast per la messa in scena del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, in programma il 27 settembre per la regia di Manu Lalli e con la direzione di Mario Cassi. Ragazzi delle Stanze dell'Opera, grazie! Appuntamento con la lirica anche a Monte San Savino. Dopo il grande successo del Candlelight Concert, il Monte San Savino Festival, nella sua seconda settimana di svolgimento, si regala una serata di grande canto lirico e non poteva che essere dedicata a Giacomo Puccini in occasione del centenario dalla sua scomparsa. Venerdì 2 agosto nel chiostro di Palazzo di Monte alle 21.15 due grandi interpreti del canto lirico come Laura Cheric e Bruno Lazzaretti si esibiranno assieme ad alcuni allievi in un galà lirico interamente dedicato appunto alle musiche di Puccini. 100 danzatori e danzatrici invece da tutta Italia sono arrivate ad Arezzo per In Danza in Arte. L'Associazione Culturale Progetti per la Danza ha archiviato con un bilancio particolarmente positivo la 12ª edizione del campus internazionale dedicato alla danza. Tra i momenti più attesi e partecipati in quest'ottica sono rientrate le audizioni del CAB, Collettivo Arezzo Ballet, per il secondo anno accademico della formazione di danza che avrà il compito di rappresentare la città di Arezzo. E adesso il nuoto, 2 ori e 2 bronzi per la chimera nuoto ai campionati regionali estivi della categoria ragazzi. La manifestazione ha coinvolto 14 nuotatrici e nuotatori aretini che si sono misurati a Livorno tra tante diverse specialità che a confronto con i coetanei di tutta la Toscana sono riusciti a ben figurare con positive prestazioni e soprattutto i titoli regionali di Margherita Mattioli nei 100 farfalla e di Tommaso Senesi nei 100 dorso.
Sull'onda del successo della sua iniziativa del 2023, che lo ha visto protagonista di un giro del mondo per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp e maratonabili, Gaetano Farsa invece ha raggiunto un altro importante obiettivo. È stato invitato a partecipare alla Maratona Olimpica 2024 a Parigi il prossimo 10 agosto con una raccolta fondi a favore dei maratonabili. Per la prima volta, infatti, nella storia dei Giochi Olimpici, la gara sarà aperta a tutti grazie alla decisione del Comitato Olimpico francese. Al termine del progetto, Gaetano pianterà anche 5 alberi, uno per ciascuno dei 5 cerchi olimpici, a simbolo della voglia di rinascita e della sostenibilità ambientale. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.